l'idea nasce dalla soprintendenza ai beni culturali, perché i bacini di carenaggio del porto di Genova sono beni culturali dal 2007, però sono anche un luogo di lavoro che contribuisce in maniera rilevante allo sviluppo economico e all'occupazione della città, e quindi insomma siamo contenti che i genovesi li imparino a conoscere e siamo sicuri che ne saranno orgogliosi, perché sono infrastrutture pubbliche realizzate a partire dal 1892, tutte con denari pubblici, e che oggi appunto sono il teatro di imprese di grande eccellenza, che sono un punto di riferimento nella riparazione navale, nella costruzione, nella demolizione, per non solo la nostra città, la nostra regione, ma per buona parte del Mediterraneo. E quindi oggi sono cominciati i primi gruppi, e moltissime sono le domande dei genovesi, dei visitatori, e cercheremo di rispondere a ciascuno di loro, ma soprattutto cercheremo di espandere questa possibilità di accedere ad un'area operativa e industriale che però in qualche modo è bene che si apra la città. Per chi non è avvezzo, conoscente Bacini, perché sicuramente è una realtà importante su Genova, i genovesi la conoscono e la risposta è stata positiva. Cosa succede qui quotidianamente all'interno di Ente Bacini, che lavoro poi viene svolto anche per dare poi lustro a questa città, che comunque lo sappiamo col porto al ruolo centrale più importante? Sì, noi gestiamo 5 bacini di carenaggio che possono ospitare navi di ogni tipo, quindi dagli yacht alle navi commerciali, alle navi passeggeri, alle navi militari, e che vengono qui per fare lavori, quindi per fare refitting, per fare lavori di carenaggio, per fare lavori di meccanica, lavori di impiantistica, insomma lavori sostanzialmente di ogni tipo, e che ovviamente sono il luogo in cui possono lavorare aziende genovesi di grande eccellenza, attive appunto nei campi della riparazione navale, ma nei campi anche appunto del refitting, dell'impiantistica. E ovviamente, ecco, oggi sono giorni in cui abbiamo cercato di limitare le lavorazioni proprio perché c'è questa concomitanza, però sono luoghi vivi, non sono luoghi, sono monumenti i nostri bacini, ma sono monumenti utilizzati quotidianamente per il lavoro, per l'industria e in qualche modo per il lavoro e per lo sviluppo. È importante questo. Per chiudere, Terrile, Ente Bacini, la sua esperienza ormai dura da diverso tempo, cosa può ancora fare, come può svilupparsi ancora secondo lei, considerando il suo ruolo di amministratore delegato? Ma noi stiamo investendo molto sulla sostenibilità ambientale, molte risorse, molti progetti, perché siamo ben coscienti che fare industria navale vicino alla città crea delle interferenze, però cerchiamo di mitigarle come possiamo. Abbiamo implementato da poche settimane il nostro depuratore delle acque, stiamo investendo nel fotovoltaico, siamo l'unica area del porto di Genova in cui è attiva l'elettrificazione delle banchine, per cui le navi che sono da noi in bacino e in ormeggio possono collegarsi alla rete elettrica e spegnere i motori. Possiamo fare ancora molto da questo punto di vista, e lo dobbiamo fare, lo dobbiamo alla città e lo dobbiamo anche ai nostri lavoratori, perché solo un punto di equilibrio tra lavoro e ambiente può consentire ulteriore lavoro e ulteriore sviluppo. Questi bacini, oltre a essere un luogo di lavoro, sono anche un bene culturale, quindi sono quelli che nel gergo comune vengono detti sottoposti a vincolo dal 2007 per la loro importanza, sono tutti della fine dell'Ottocento, quindi per la loro importanza per il patrimonio. Proprio per questo motivo l'anno scorso e anche quest'anno sono stati inseriti in queste giornate europee del patrimonio volute dal Consiglio d'Europa e coordinate poi sul territorio dal Ministero della Cultura. Il tema di quest'anno è patrimonio in cammino, e è un invito a riflettere sul valore del patrimonio culturale in relazione alle vie di comunicazione, ai cammini, alle reti e alle connessioni, e come queste reti di comunicazione gli scambi che hanno consentito hanno permesso di influenzare la nostra identità nazionale.
Quindi è un doppio ruolo, quello possiamo dire, di Ente Bacini, patrimonio culturale. Queste visite cosa possono dare anche al, in questo caso Ente Bacini, però in realtà anche al patrimonio di Genova? Ci sono tanti patrimoni in questa città. Sì, ci sono tanti patrimoni, appunto noi abbiamo scelto questo perché nell'identità della città tutte le attività portuali sono molto importanti e Ente Bacini sì, ha un doppio ruolo di detentore di un patrimonio e quindi responsabile di un patrimonio culturale, ma anche datore di lavoro. Infatti il tema dell'anno scorso era ancora più calzato perché era patrimonio in vita, perché questo è un patrimonio vivo, quindi non musealizzato, ma in continua evoluzione proprio in relazione anche alle necessità del lavoro quotidiano dell'ente Bacini. Abbiamo infatti autorizzato anche recentemente alcuni interventi proprio sul bacino 4 in relazione alle nuove esigenze del lavoro di Ente Bacini. È un sodalizio che comunque continua, prosegue, lo è stato l'anno scorso, ci sono, adesso non possiamo spoilerare quello che succederà già l'anno prossimo, però c'è l'intenzione di allargarsi in questo senso, di estendersi. Sì, perché l'anno prossimo sarà una data importante, quindi insieme collaboreremo anche a festeggiare questa data importante ed è intenzione anche di proseguire queste visite, queste aperture straordinarie per la visita di questo patrimonio. In realtà, come giustamente diceva lei, qui intorno ci sono molti altri manufatti tutelati come beni culturali, persino la diga foranea, oggetto dei prossimi interventi, è stata sottoposta a vincolo recentemente. Queste sono notizie importanti per il porto di Genova, lo sappiamo, il porto che punta ad essere davvero il porto più importante del Mediterraneo, già in parte lo è, sempre di più la diga può dare quel tocco finale, possiamo dire così. Può dare il tocco finale, noi appunto l'abbiamo tutelata, quindi almeno una parte di quella ottocentesca rimarrà ed è parte del nuovo progetto di sviluppo.